Ci siamo? Siamo in onda? Trucco? Perfetto. Ok. Voglio pure io. Trucco? Benvenuti a questo nuovo video delle uscite del mese, che ultimamente abbiamo deciso di incorporare molto vicino a Lucca e molto vicino a Modena. Diciamo che cambia nome allora. Quindi non è uscite del mese, ma è uscite di Modena, uscite di Lucca. Che più che altro negli altri mesi c'era poco, quindi. Esatto, non è... abbiamo pensato che forse non ne valeva più la pena di stare a portarvi due o tre titoli, allora ci concentriamo nei due punti. E quindi ne portiamo. Esatto. Pronto. Ci concentriamo nei due periodi, quelli belli intensi e carichi di titoli, e niente, e cominciamo come al solito. La Cranio Creation ci accoglie a Lucca con l'uscita della Mystery House. Qui ci tocca nel personale. Esatto, è stato playtestato da più o meno un anno e mezzo forse da noi, e non vediamo l'ora che esca questo gioco, perché probabilmente ci porteremo anche una serie. In che cosa consiste questo gioco? Intanto è un gioco da 1 a 5 giocatori, è un cooperativo, durata media 60 minuti ed è semplicemente un escape room. Che cosa ha di particolare questo escape room però? La scatola è la casa che dovremo andare ad abitare, tra virgolette. Ogni lato avrà delle finestre che andranno alzate e con una torcia opzionale da comprare, perché se no si può usare qualsiasi altra luce o LED a disposizione, si andrà a guardare in prospettiva e cercare indizi per riuscire ad aprire porte, a risolvere enigmi e a cercare di risolvere il caso in questione. Per quello che sappiamo noi, il gioco base uscirà con due casi. E già vi possiamo dire spoiler che ci sono altri casi che si stanno provando, espansioni che usciranno in futuro. Come secondo titolo troveremo Maestri del Rinascimento. Anche questo è un gioco che abbiamo provato, non come il precedente, e possiamo dirvi che c'è della potenzialità in questo gioco. Bello. Lui l'ha provato, l'ho provato due o tre volte esatto, addirittura. È bello, hanno inserito una meccanica di, diciamo, di biglie, un piccolo, sì, è un mercato dove ottenere risorse con lo scorrimento di alcune biglie, ed è veramente carino. Esatto. Più un combo di carte che si vanno ad interagire tra di loro e ti fanno fare molti punti. Cosa di particolare questo gioco? È tutto ambientato nell'atmosfera di Lorenzo il Magnifico, quindi avrete tutti i riferimenti al gioco di Lorenzo il Magnifico, ma sarà un gioco a sé stante. Della Cranio troveremo anche il famosissimo Barrage. E discussissimo Barrage. Discussissimo. Troveremo chiaramente l'uscita per noi comuni mortali. Quindi esatto, fuori dalle speciali plancher. Vabbè, il gioco penso conoscete tutti, 1-4 giocatori, durata di 2 ore, molto lungo. Penso che non bisogna andare a specificare di cosa parla, sapete tutti di cosa parliamo. Ci sarà anche la possibilità separatamente di acquistare, credo, la prima espansione. Sì, la stessa espansione che poi era nel Kickstarter, esatto, quello completo. E infine ci sarà il gioco Letter Jam, un gioco da 2 a 6 giocatori della durata di 45 minuti. Il gioco in questione è un'unione tra nome in codice e Trapwars. Non mi dilungo perché anche questi sono nomi famosi, semplicemente è un gioco dove il gruppo va a vincere quando tutti i giocatori indovinano le proprie lettere, quindi si giocherà a lettere invece che a carte. Questo è quello che ho capito. Per la Cranio ci sono anche altre due uscite, non da meno, l'espansione di Escape Room, per la precisione Jumanji Family Edition. Deve essere interessante. Questa dovrebbe aggiungere 3 differenti avventure, dovrebbe aggiungere. Poi c'è, che aspettano, molti dei nostri aspettano, Truth of Ages, nuovi leader e meraviglie. Passiamo alla MS Edizioni. Primo su tutti di questo Luca è Western Legends. Che tu... Allora, esatto, cominciamo con la lista. E questo io devo prenderlo. Allora, in poche parole, non so se è offensivo, se sminuisce qualcosa, prendete Red Dead Redemption, ok? E mettetelo su un gioco da tavolo. È un gioco ambientato veramente particolare, c'è la possibilità di fare tanto, di giocarlo
diciamo in tanti, perché poi anche per fino a 5 giocatori. L'unica pecca, leggendo e ascoltando alcuni video di altri blogger, che dicono che purtroppo in 5 già se ti trovi al tavolo con il classico giocatore pensatore vai un pochino a rilento, perché passa molto tempo tra un turno e l'altro. Però il gioco in sé per sé, secondo me, è molto bello, è stato fatto bene, le carte sono state fatte veramente bene, hanno uno stile invecchiato molto particolare e curato, la tematica è molto apprezzata di questi tempi, quindi esatto. È sicuramente un grande gioco. Noi dalle caratteristiche ci aspettiamo un bel gioco. Sì. Ci saranno anche le due espansioni, che sono Per un pugno di extra e Il bello, il brutto e il cattivo. Due espansioni quindi che troveremo già a Lucca. Primo contatto. E in cosa consiste? Abbiamo due gruppi di esseri viventi. Da una parte gli umani, che quindi parleranno la lingua che tutti conosciamo, e dall'altra degli alieni. E la domanda semplice qual è? Come facciamo a comunicare? Ad esempio, arriva un alieno che vuole prendere, facciamo un esempio a caso, un panino. Come fa a dire all'umano mi dai un panino? Quindi che succede? L'alieno individuerà una parola, ci saranno delle carte, individuerà una parola e tramite una tabella che conferisce degli indizi, utilizzando dei simboli alieni, tra virgolette, darai agli altri giocatori degli indizi che dovranno riuscire a collegare uno con l'altro per arrivare a trovare quella la parola. Frase. Andiamo avanti. Cosa portano anche? Anamikoji. Questo faccio un po' fatica perché quei classici nomi che abbiamo i dubbi su come si pronuncia. Giappocinesi. Anamikoji, credo che si pronunci così. In cosa consiste il gioco? Ci saranno delle genshe. L'obiettivo è quello di accaparrarsi il favore di queste genshe. È un leggermente variegato, perché ci sono dei segnalini che ti consentono di posizionare delle carte, scartarle, metterne una da te ma metterne una all'avversario. Quindi aiuti l'avversario, sì, ti aiuti anche tu. Quindi stile un po' Puerto Rico, fai l'azione tu, maggioritaria, probabilmente sceglierai e lasci. Dai un modo particolare di intavolarsi con un'ambientazione prettamente giapponese. Esatto, la prima volta che sento questa tematica. Esatto. Ultimo titolo è Il Regno delle Sabbie. Allora, su questo gioco io ho cercato un po' di informazioni, a parte quello che ci hanno comunicato le MS Edizioni, non ho trovato materiale che spieghi un po' di più il gioco in sé per sé. Parla del Regno delle Sabbie, che è un regno parallelo al mondo materiale, un regno dove si sta esaurendo della magia e c'è una regina che parte in una missione per cercare di recuperare questa magia. Per quanti giocatori? Da 1 a 4 giocatori, e la partita in media dura dai 30 ai 60 minuti. Okay. Gioco di carte, segnalini, rune. Io mi accingo a fare una parte dell'Asmodi. Allora, per quanto riguarda ottobre, quindi a Lucca lo troviamo sicuro, per il 18 ottobre esce God of War, il gioco di carte. Un grande, attesissimo gioco per quanto riguarda me. Lo proverò a Lucca perché è un gioco di carte, 1-4 giocatori, dell'ambientazione di uno dei miei videogiochi preferiti degli ultimi tempi, anche videogioco dell'anno, ne abbiamo anche parlato in un video che vi lascio in descrizione. Il gioco, come vedete, è 1-4 giocatori ed è della durata di 90 minuti. Che cos'è il gioco? Il gioco, vestite i panni di Kratos. Bello. È dalla PlayStation 1 che voglio indossare i panni di Kratos. E la cosa peculiare che a me mi interessa è che è un cooperativo. 4 persone al tavolo con delle meccaniche particolari di gioco con le carte dovranno portare Kratos a quel finale che per chi ha giocato il videogioco va a vivere le avventure che nel videogioco abbiamo vissuto. Un altro gioco che esce sempre in data 18 ottobre è Time of Crisis, un gioco prettamente di guerra dove ogni giocatore al tavolo va a impersonare, cioè assume il controllo di una famiglia romana negli anni che ci sono dai 235 ai 284 d.C. In più, nella versione italiana ci dicono sul sito dell'Asmodi che ci saranno presenti alcune espansioni, per la precisione l'età del ferro e della ruggine, e nuove carte, 3 diversi modi di governare come l'imperatore di Roma e 3 giocatori
virtuali. Poi, skippando tutte le milioni, con 3L, milioni di espansioni di Star Wars Legends, vedi, vi faccio una citazione che è Guerra dei Cloni, Cloni Soldato Fase 1, Droni di Battaglia B1, Pack Carte Miglioria, milioni di espansioni, arriviamo a un altro titolo che voglio provare a Lucca, che è Obscurio. In data 25 ottobre dovrebbe uscire, 2-8 giocatori, 40 minuti. È un gioco cooperativo asimmetrico, quindi asimmetrico. Obscurio dovrebbe essere un gioco molto 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 simile a Mysterium o al Sesto Senso. C'è un giocatore che va a interpretare il Grimorio e dovrà condizionare o aiutare i maghi che si trovano al tavolo a trovare l'uscita usando delle carte immagine, quindi molto molto simile a Sesto Senso e Mysterium. Sempre uscite 25 ottobre, quindi probabilmente lo troveremo a Lucca. Last Bastion, un gioco da 1-4 giocatori, 45 minuti, 14 anni e più. Last Bastion. Rifugiatisi nell'ultimo bastione, i giocatori al tavolo, quindi i 4 eroi di cui vi parlavo, dovranno cercare di resistere alle orde che ci manderà la regina funesta. Sempre data 25 usciranno due espansioni, piccola citazione, Arkham Horror, il gioco di carte, l'assassino dell'hotel Excelsior, penso di averlo pronunciato malissimo, sì. Espansione dell'omonimo gioco di carte, e troviamo anche l'espansione della leggenda dei cinque anelli, la preveggenza del campione, anche qui, omonimo, espansione. Altra espansione, A Song of Ice and Fire Wave 4. Finalmente poi si arriva al 30 ottobre con l'uscita che fa tremare Gaetano, Tulu Death Mayday. È un gioco da 1-5 giocatori, 90-120 minuti. La cosa che mi incuriosisce da quello che abbiamo letto sull'Apoli è che è un gioco da 90-120 minuti, ma, te lo faccio leggere, è un gioco frenetico collaborativo. 90-120 minuti un po' mi preoccupa la cosa. 90-120 minuti frenetico, esci che... Sono diventato 60 kg di uomo, sono diventato... Lo scopo è sconfiggere gli orrori soprannaturali in arrivo dallo spazio, chiaramente tutto in tema Cthulhu, perché sembra lui. Esatto. Lo scopo comunque è uccidere l'antico Black Mirror. Con l'aiuto dei potenti mezzi. Esatto, perché io non lo so pronunciare. Allora, partiamo dal 3-6 giocatori, importante, okay. Perché mi piace. La durata non è specificata. Allora, faccio la... Per chi vede Black Mirror, ricordate la puntata in cui c'è la ragazza che viveva una vita tutto intorno ai like, cioè quanto apprezzamento avevi sui social, se eri importante, avevi 5 stelle, venivi eletto a un nobile, a un qualcuno di importante della società, come andavi sotto la 3 stelle, cioè 2 e 1, venivi preso come un barbone, venivi trattato. Questo è il gioco da tavolo, proprio omonimo della puntata di Black Mirror. È pensato per mettere 6 giocatori al tavolo. Ogni giocatore dovrà, in primis, per quello che dice, dare un'esperienza agli altri, cioè deve interpretare un'esperienza. Io non so in che cosa si intenda, perché il tuo social score si basa su quanto gli altri giocatori apprezzano le esperienze che hai assegnato loro tramite il Nosedive Game App. Cioè, ci sarà probabilmente un'applicazione e dice con più di 1000 esperienze uniche disponibili. Quindi tramite l'applicazione mettiti in gioco per impressionare i tuoi amici più importanti. In base a come probabilmente ti comporterai in questa applicazione, come fare questi minigiochi, non lo so. Incuriosito all'ennesima potenza, sì. Verrai giudicato dagli altri giocatori al tavolo. La prima partita probabilmente chi ha il voto migliore vincitore. Sempre 30 ottobre, che dovremo trovare a Lucca, molto veloce, double. Si chiama così, cioè double. lo chiami come ti pare. Harry Potter, quindi di che parlerà? Double con i simboli di Harry Potter. E finalmente arriviamo all'ultimo titolo di ottobre, che non è sicuro sul sito, non c'è la data precisa, però ho letto moltissimi posti che ci sarà Lucca, ed è, guardate la faccia, Everdil. Allora, Everdil è un gioco che lo compro, punto, perché è bello. È bello, mi interessa. Poi se il gioco meccanicamente fa cagare, non fa niente. Ci sono alcuni giochi, credo anche voi lo facciate, che al primo acchito lo vedete, vi piace, lo comprate, punto. Non mi interessa, ci può stare. Everdil è un gioco da 1-4 giocatori, 40-80 minuti. In cosa consiste? Siamo dei capi clan che andranno a gestire degli animali, che andranno a vivere degli incontri con altri personaggi e a vivere degli eventi in questa ambientazione che gira tutto attorno a un albero, un grandissimo albero.
How far can we get if we said